Eccolo qua. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, l'ennesimo è 80 Remarine, che sono gli strumenti preferiti fra E80 e E120. Avevano un sacco di problemi. La cosa buona, ovviamente già aperto, è, caso strano, gli manca già una vite, perché ormai da me tutto quello che arriva è perché sono stati già aperti. Comunque, l'ennesimo strumento. Questi hanno problemi di retroilluminazione, di sit-talk, di tutto e di più. Però la cosa buona è che erano sistemabili con poco. L'unico problema che ancora non sono riuscito a trovare, i trasformatorini della retroilluminazione. E sembra che sono stati fatti apposta per loro e nessuno ce li ha più. Che sono questi qua. E sono resinati. Però li faccio aprire alla fine dalla resina e contare il numero di spire e rifarli gli avvolgimenti. O ordino dei trasformatori vuoti dopo che li ho aperti. Comunque, ora ritolgo le viti e vediamo come si presenta all'interno prima già di attaccarlo. Mi hanno detto che questo non accende, quindi deve essere uno di quei problemi. Tolta la mascherina, la tastiera è a posto con la pulsantiera, c'è solo un po' di ossido dietro, ma non è problema di questo. E lo tiriamo fuori da qui. Questo strumento avevano forse già cambiato il display o qualcosa del genere. Il cavo che non rompe le bale di alimentazione, uno spinotto ATX, per l'alimentazione, poi anche qua dietro è un po' marturiato sulle interfacce. Però i trasformatori sono belli al colore, cioè non si vedono riscaldati, sciolti. Si vede quello che sembra una micro crepa, no, è un cappello. Beh, vediamo cosa dice. Mi sa che è uno di quei soliti problemi di questo posto dove loro hanno dei dipendenti o comunque pensano di capire quello che sta succedendo, e gli hanno detto che questo strumento va cambiato perché non va, che non si accende. Io l'ho aperto, lo strumento ce l'ho a casa, si accende benissimo. E gliel'ho pure detto, gli ho detto, 90% dei casi devo venire a bordo io per vedere, a fare la diagnostica, a capire da dove è il problema e quale è. È lo stesso posto dove c'era l'interface che gli hanno ordinato il display nuovo e il problema era della retroilluminazione. Ora li verifico. Unity Info versione app 569 è l'ultima, mi sembra.
Allora, qual era la S-Series? Remarine E. Ora li faccio un update del software comunque. Anzi, no, non lo faccio nemmeno. Però non è dato la schermata. Lo spengo e lo riaccendo. Li metto là a vedere se legge una cartuccia CF. E io l'ho detto, purtroppo devo venire io a bordo a vedere quali sono i problemi e così via, perché non... No, no, non si preoccupi, che tanto ci abbiamo anche i nostri ragazzi. Ho detto, per le installazioni non mi interessa fare le installazioni, perché non me ne frega niente, a passare i cavi sono buoni tutti. Anche una scimmia addestrata è buona a passare i cavi dove deve passarli e infilare quattro spinotti. Invece ad andare a fare problemi di dove c'è i... dove ci sono... Ah, non era ok, era coso, ecco. Me ne dimentico sempre che c'è freccia a destra, sono abituato all'ok. Servizi, interfaccia interna. Verify card. Funzionamento. Avvia. Fail verifying. Quindi non sta leggendo la compact flash. Questo è un problemino. Il mio gruppo di alimentazione che è. Però non sta leggendo. So di certo che questa è su una barca con fly, che c'ha uno sotto e uno sopra di strumenti, perciò ce ne sono due. Quindi deve essere che la cartografia comunque gliela legge dal basso, dallo strumento che c'è basso. Adesso la cartografia non la legge, o comunque non legge quella cartuccia. Allora, questi strumenti erano molto delicati per quel che riguarda le CF. Quindi quando togli la cartuccia e la metti, o lo spegni completamente, o se no gli dai, rimuovi la cartuccia CF e lui ti dice, è possibile rimuovere la cartuccia CF, così taglia l'alimentazione della compact flash e non rischi quando la infili e non rischi di fare danno quando la infili a crepare scheda o strumento. Ok, diagnostica e sistema. Interfacce interne, servizi software, verify card, funzionamento, avvia. Fail verify, c'è un problema sul lettore di carta e anche questo è un problema comune. Adesso vediamo la luminosità se funziona. Sembra che funziona, guardiamo solo, c'è il menu diagnostica di sistema, quindi prima di tutto devi andare a fare la diagnostica. Servizi software, ok, interfaccia interna CCFL, se lo sono, quindi la sta vedendo, però il fatto che non li posso fare, c'avevano anche un problema di retro illuminazione di software, però il software è l'ultimo installato. Ora rifaccio un altro paio di test, lo lascio comunque acceso. Questi non è raccomandabile mai tenerli la luminosità al massimo,
In navigazione lo devi sempre abbassare 2-3, a parte che ti scende il consumo, non so se si vede su. Adesso per esempio sta richiedendo solo 1,4 A. Comunque, a parte che ti abbassa il consumo, che per 2-3 tacchiette di illuminazione, cioè per averla accesa 3 tacchiette, 1, 2, 3, 4 tacchiette, ti scende di mezzo ampere, 500 mA su 1,70, 1,80 A, quindi è un 40-50% per 2-3 tacchiette, quindi non c'è tanta differenza di luminosità. Quindi conviene sempre tenerlo un po' più basso, perché così non si sciolgono i trasformatori dalla retroilluminazione. Comunque, dopo li sentirò al telefono domani a vedere quale è il problema lamentato e provare a riprodurre le condizioni in quale, se veramente ha un problema. Qua manca un tappo. E provare a riprodurre le connessioni. Comunque, continuando a dargli uno sguardo veloce, ho detto esci a verificargli l'interfaccia C-Talk. Da qui sembra che su C-Talk non stia ricevendo, nonostante sembra che ci stia trasmettendo, sembra che non esce, non riesco a inquadrarlo. Comunque, ho l'oscilloscopio attaccato e sembra il C-Talk fermo. Dove riesco a inquadrarlo? Non riesco a inquadrarlo. Non lo inquadro allora. Comunque, altri 10 minuti ero curioso a guardare le varie interfacce. Poi li farò anche il test di network collegandolo in rete con un altro strumento Raymarine, a vedere se fra di loro si comunicano e mi prende master, slave e così via. Cioè, di nuovo. Oh, yeah. Vabbè. Ora, ho detto, li faccio tutti i test possibili e immaginabili. Lì ho fatto un aggiornamento del software e l'ho collegato a un monitor esterno. Gli ho dato una bella scaldatina di aria calda a 70-80 gradi, che è la temperatura al limite dei condensatori. Come sapete, i condensatori generalmente sono 85 gradi, questi c'è i 105, se non mi sbaglio, sì, c'è la grande maggioranza 100-105 gradi Celsius, ce n'è qualche uno 85 anche. Per evitare di fare figure di cazzo col cliente, no? A dire che lo strumento non c'è niente, che ho detto magari ci sarà qualche problema alternativo dovuto a... La cosa che ho notato è che il display... Adesso proviamo a focalizzare. Questo sappiamo di sicuro che è stato cambiato. Adesso vediamo un angolino se si vede. Il display gioca tantissimo dentro, siccome c'ha dei flat cable che lo tengono. Si sente anche. Siccome c'è dei flat cable che lo tengono sia sopra, che li mandano i colori sia lateralmente su una T-board, una T-joint, questo è uno dei problemi. Come dice mio amico Luis, la differenza fra i professionisti e i pastori sta nei adesivi di qualità. In questo caso lo aprirò comunque e gli metterò un giro di adesivo. E questo è uno strumento che gli hanno detto che va buttato via perché non vale la pena aggiustarlo. E io lo trovo perfettamente funzionante. Ora, per togliere il dubbio comunque se è un problema o no, lo piazzo a bordo su una barca, li faccio prima, li smonto il display e li metto l'adesivo nel modo che resta fermo. Anche perché qua sotto c'è tutta una board, anzi la posso anche aprire e farla vedere, tanto se non ci sto aggiustando un cazzo non posso fargli pagare niente, quindi questo alla fine diventa un video per far vedere un teardown. Comunque, è la mia politica, no fix no pay. Mi raccomando, bambini, non fate questo a casa. Questo mi sembra un po' strano, dovrei guardare le foto degli altri che avevo aperto. Io non mi ricordo questo particolare piazzato così sopra.
guardarmi delle foto degli altri strumenti e dei filmati. Ora, ripeto, bambini, non fate questo a casa se non siete professionisti. Comunque, qua su c'è una T-board. Aspetta che mi sposto. C'è la parte di comando. Poi ne parlerò anche del concetto di professionista in Italia e nel resto del mondo. Poi ripeto, non fate quello che vedete da me fare se non sapete esattamente quello che state facendo. Già, maneggiare strumenti aperti non è da tutti. Secondo dove metti il dito ti... E questa è la schedina che sopra comanda il display, no? Perché arriva sull'orizzontale e sull'orizzontale e su verticale per comandare i vari pixel. Poi sopra c'è quei flat odiosi da saldare quando si dissaldano, dei flat cable che stanno su. Vediamo se riesco a focalizzare e a zoomare un po'. Ecco, e quelli sono i flat e sono saldati, e dentro ci sono tante. Ci sono tante strisce che portano all'interno sul display. Adesso in questo caso facciamo vedere. Il tappo fa un po' di pressione su questo connettorino, però guarda là. Se metti questo con le vibrazioni che prende in barca con questo e lo metti su un flat cable, sicuramente prima o poi si rompe. Quella è una delle cose. Comunque, per il resto lo strumento è in condizioni perfette, perfette. Non ho mai visto uno messo così bene. Ne ho aperto tanti, ci sono 7, 8, 10 video su YouTube su questi 80 e 120. Questa serie di strumenti, le schede madri erano uguali, la cosa che era diversa era il display, che su uno è più grande e su uno è più piccolo. Adesso solo che è sull'ultimo scaffale, non posso prenderlo. E lì la retroilluminazione, adesso spegniamo un attimo, ok. La retroilluminazione è data, siccome le lampade sono molto lunghe, sono fatte a forma di U. È fatta con questi due trasformatori di uscita finale, poi c'è il transistor di potenza, c'è un stadio alimentatore, prealimentatore, che viene gestito da un microcontroller PIC, un 16F per chi è appassionato dei PIC. A me mi stavano un bel su, stavo a dire sul mi stanno un bel sulle balle i PIC, e adesso sembra che abbiano acquisito la Atmel, quindi rovineranno anche la Atmel con le loro cagate. Stavo dicendo, e questo c'ha il spinotto di programmazione qua sopra. Questi strumenti sono noti che il PIC, questo, adesso leggo la serie, che è un 18F242. 18F242 sono conosciutissimi sul fatto che avviene una corruzione del software, perdono il firmware e non te lo dà sul display, a quel punto l'illuminazione diventa proprio erratica dei cosi. Poi questa serie di strumenti, ho avuto problemi con un altro che aveva un problema sulla parte di sensore di temperatura che legge la temperatura delle lampade del display, perché c'è un controllo lì. Adesso salgo un attimo sull'ultimo scaffale a prendere le lampade CCFL. E quindi questo invece è in condizioni perfette, non ha problemi di software, non ha problemi di hardware. Stavo dicendo, questi trasformatori ne ho una marea, cioè sono questi qua, che sono quelli lì, che sono proprio bruciati all'interno, bruciati. Siccome sono tutti resinati, non ho avuto modo da aprire, però mi ha appento a Dremel per aprirli e copiarli e farmeli produrre in Cina. Così riportiamo in vita un'altra marea di questi display.
Poi, visto che la Raymarine per una riparazione del genere cambia tutta la scheda e viene tipo all'utente finale, al pubblico gli viene venduta un cliente ce l'aveva 600 più IVA più qualche cosa, più le spedizioni in Inghilterra avanti e indietro, 900 e qualcosa euro di fattura per sostituzione scheda CCFL su un E120 che è quello più grande, questo è l'88 pollici. E le lampade del CCFL sono queste qua. Del E120, però anche queste sono uguali e vengono alimentate intorno a 3000 volt. Si vede, sono delle lampade CCFL, anziché essere dritte, sono curvate. Ora, siccome non ho data sheet, non ho caratteristiche tecniche, non so che tipo di lampade sono, non posso trovare un trasformatore alternativo, quindi l'unica soluzione a questo punto diventa prendere uno vecchio, aprirlo e intanto dargli una bruciatina come fanno i ragazzi che rifanno avvolgimenti e contare le spire più o meno. Dopodiché misurare le induttanze che ci sono su questi. Poi con una sonda di alta tensione per oscilloscopio. Misurata la tensione d'uscita, dovrebbe essere intorno ai 3000 volt la tensione d'uscita. Misurata la tensione, salvate le onde sul oscilloscopio e poi, visto che lampade ne ho dall'altro, provare su uno strumento con i trasformatori sciolti e rifarli, che alla fine mi costa di meno ordinarne per dire 100-200 pezzi di questi in Cina fatti a misura apposta che stare a sviluppare il kit retroilluminazione a LED, stavo già lavorando. Il problema è che bisogna mettere le mani sul software di questo PIC. E i PIC mi stanno un bel sulle balle. E visto che non abbiamo l'originale per poter modificare, siccome questo comanda anche questa parte di alimentazione, e poi gli dà anche un segnale PWM che comanda i transistor di potenza dei trasformatori. A quel punto basta modulare quello che lui riceve. Riceve un comando per dire 20% illuminazione. Basta prendere quello e anziché mandare la modulazione per le lampade, per i trasformatori, basta trasformarlo in un normalissimo PWM usando lo stesso stadio d'uscita e prendere solo un cavettino e illuminare il pannello a LED. E sarebbe fatto, però siccome ci vuole un po' di tempo a sviluppare il software del PIC, già fare reverse engineering a vedere cosa cazzo trasmette il microprocessore che c'è sotto sulla scheda, sul PIC, poi fare anche nel modo di dargli la risposta, perché lo strumento c'ha anche una risposta di come sta rispondendo lo stadio uscita finale, perché quando si brucia uno di questi transistor del finale o succede qualche problema o un diodo o così via, in qualche modo lui c'è un ingresso AD, deve essere che lo sta. Poi stavo dicendo i soliti sospetti che ho trovato, questi condensatori dissaldati perché come si vede non sono fermati da nient'altro che della saldatura sulla scheda madre, con le vibrazioni in barca si dissaldano, quindi questo. Li farò lo stesso, li rifarò le saldature e metterò la colla a caldo per tenerli, la siliconica per tenerli fermi. Ho trovato che anziché plastica a caldo dalla pistola va molto meglio il Galactic Protection, che è realmente un silicone nato per proteggere i circuiti stampati. Che si mette in un composto siliconico neutro che non intacca i circuiti stampati, non trattiene umidità, in due boccettine che poi mischi una con l'altra, è molto liquido. Però in tempo di 2-3-5 minuti al massimo è indurito e diventa una gomma siliconica protettiva. L'avete vista sull'interfaccia sito Nemea perché l'ho chiusa completamente e poi l'avevo usato in un altro paio di cose. Comunque, domani li sentirò a vedere, a capire un attimino di più qual è il problema. Anche perché vedo qua dietro un connettore che è rotto e qualche pin piegato. Però questo connettore c'ha un'uscita di allarme, c'è anche scritto Sitol Color, c'ha, però già il fatto che il tappo era lì vuol dire che magari non è stato piazzato. Sitol Color out,
c'è l'uscita del SeaTalk e poi c'è un'uscita Open Collector per l'allarme dove lì puoi mettere una sirena esterna così se il radar la notte si mette a squillare e così via lo senti. Mi è capitato di trovare su un altro problemi sulla linea SeaTalk talmente brutti che mettevano in corto tutta la scheda e tutto sotto questo connettore tutto sciolto. Però siccome qua sono andato a saldare i 15 del VGA, i 9 dell'ingresso video, più questi 5, più altri 2, 4, 6, più altri 5, più altri 3, più la parte di network di rete che c'è, in più c'è tutta la marea di attacchi del cavo del radar, che fra l'altro non so se si vede, è tutto ossidato, anche lì ci sarebbe da dargli una pulitina. Però prima di saldare il pannello li voglio sentire perché sì, c'è un po' di umidità. Vedere che era piazzato all'aperto per capire, per provare a capire se realmente lo strumento ha un problema o non lo ha. Anche perché questi strumenti sono noti, stranoti di avere problemi di alimentazione, ma come tutti gli elettronici, quando li metti in una barca con cadute di tensione, con fluttuazioni di tensione e così via, crea danni ai strumenti, quindi questi soprattutto sono molto molto sensibili ai sbalzi di tensione. Io raccomando ogni volta a tutti di installare uno stabilizzatore galvanico, uno stabilizzatore isolato galvanicamente, così lo proteggi ancora di più. È l'unica cosa che è soprattutto alimentarli a 12 volt anziché a 24, nonostante loro accettano a 24 volt. Io raccomando a tutti a installarli alimentati con un stabilizzatore a 12 volt, anche perché da 24, 28 a 12, anche se la tensione delle batterie ti scende per dire a 20, 17, 13, il stabilizzatore ti terrà la tensione costante a 12 volt. Quindi non succede non so come si chiama in italiano. Quando un microcontroller sta girando e tu li togli piano piano la batteria dell'alimentazione, lì si corrompe una bella parte del software ed è quello che sicuramente succede anche su quel PIC che ha problemi di alimentazione. Adesso non legge la cartografia, ma vabbè, poco ce ne frega in questo momento. E quindi stavo dicendo, raccomando a tutti a installarli a 12 volt e l'alimentazione a 12 volt dello stabilizzatore, metterlo anche sull'altra serie di strumenti SeaTalk, tipo i comandi del pilota automatico, perché lo strumento può portare, può tenere fino a 1 ampere, 1 ampere e mezzo di altri strumentini. Questi, per esempio, consumano pochissimo, ci avranno 300-400 mAh l'uno, e quindi può tenere il pilota automatico, il comando del pilota, profondità e così via. Questo è un vecchio Raytheon che devo aggiustare. Però raccomando di metterli anche quelli alimentati a 12 dallo stabilizzatore e non dalla circuiteria interna. Così, se fai un cortocircuito, prima di tutto non ti crepa la parte interna dello strumento, perché lo strumento passa, c'è un on-off che taglia anche l'alimentazione e altri strumenti SeaTalk quando lo spegni. Quindi, intanto, se succede un cortocircuito come mi era successo su una barca, non ti crepa la parte di comando dello strumento e quindi non metti la mano sullo strumento, ma al limite si brucia il fusibile, ma intanto ti proteggi a lui. E poi con questa cosa dei sbalzi di tensione è raccomandabile ogni volta installare uno stabilizzatore. Io li metto dappertutto, evitano 2000 dei problemi che io sistemo, cioè alla fine sarebbe nel mio interesse lasciarli e stare zitto e dire non mettere un stabilizzatore di tensione. Costa 100 euro un stabilizzatore, 100, 120, 130 secondo la potenza. Sarebbe nel mio interesse stare zitto e poi dirgli problemi vostri a bordo se è crepato lo strumento. Invece no, c'ho questa cosa che non riesco a starmene zitto, anzi non voglio starmene zitto. Cioè, cazzo. Quando uno va e compra uno strumento come questo che costava 2000 euro magari o 1500 o quello che è, e fai un'installazione, è la stessa cosa di usare i cavi e i giunti adatti proprio il loro.
Hai speso 1000 euro, spendi altri 100 per uno stabilizzatore di tensione e fai l'impianto bene come si deve. Lo so che Raymarine ne vende di meno, così perché si crepano di meno, però almeno al cliente gli fai un impianto come si deve. Comunque, sto blatterando inutilmente. Se vi è piaciuto datele un mi piace, se non vi è piaciuto datele un non mi piace, ovviamente su YouTube. Se è più complicato di così potete lasciare un commento. Grazie.